the house, Emma. Just a little more. I can do it. I have to. Mmm. Abbiamo ancora il piccone, sì. Ok. Mi sa che ora Emma non la troviamo, questo dubbio. No. What's going on? Where is it coming from? Abbiamo delle allucinazioni. Ah, va che siamo arrivati alla casa. Ah. Oddio, vediamo anche noi l'uomo col cilindro e la maschera. Sì. Emma? Emma, are you here? Trova Emma, poi è chiuso. Vediamo se c'è un po' di casino. Chiuso. Chiuso, vediamo qua. Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. È ormai un po' tardi. Cos'è che c'è qua che non riesco a prendere? Ah, la foto. Ok. Adam e Emma. Ok, va bene. E mo? Qui è chiuso. Dove andiamo a cercarla? Boh. Andare fuori, ma come buio. The traces are leading to the basement. Ah, ecco. Ma questi sono lati. Where did he drag her? Our basement. Why? Secondo me non dobbiamo andare qua. Qua è chiuso. Ah, va che. They went this way. He knows this house better than I do. Sì. La stanza, sì, mi ricordo nel passato questo posto. Oddio, Qua cos'è? Registratore. I can't. Vabbè, se l'uomo mascherato non è mio padre, ma il killer di mio padre, chi è? Ha armato tutte queste persone. Armato. No, armed, saprei. Ma mio padre veramente, no, veramente, mio padre aveva un altro bambino, un bastardo figlio che ha tenuto nascosto dal mondo. È il momento, ah, è il momento di togliere la maschera. Beh, a quello lì, beh, certo, sì. Siamo arrivati non so dove. Ah, eccolo là. Ma è. Are you? You won't deceive me anymore.
We end this today. Ci invita a seguirlo. Vediamo un po'. Eccolo, eccolo. Dove ci stai portando? Che poi sparisci così. Sei veloce. Però ci ha salvato due volte, quindi... cioè, eccolo lì. Non penso voglia farci del male, in che senso. Poteva anche essere meno inquietante. Beh, guarda te. Dai, oh. Qua, mettiamo la lanterna. Va. Che se cambia poco. Ah, di nuovo all'hotel. Sì. Entra, sì. Boh, nuovo qua, non so. Vabbè che l'hotel è ancora in piedi, quindi deve bruciare. Vediamo. Ma no. How is that possible? What's happening to me? In effetti. non ci dovrebbe essere una caverna nell'hotel, però. Judge Norton. Why am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... it was him, Jacob. It was him. Who? In the mine. That was also him. I'll get you out of here. And you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. Ma dovrebbe essere morto. Quello scommetto che è nostro padre. God damn it, he's back. Va a finire il lavoro praticamente. Sì, quello è, scommetto sì, che è nostro padre. I've told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Why does it all come back to me? I must get out of here. Boh, siamo caduti, non so. Aspetta, devo andare a prendere il piccone. Aspetta. Adesso. Ah, forse col piccone le rompiamo. Boh. Ok, clicco ma non succede niente. Vediamo. Aspetta, lanterna. Ma... oddio. Non ci sono più le assi. Ah, il piccone qua. Ma è al contrario. Sì. Siamo sul soffitto. Eh sì, va. Si è ribaltata la stanza. Scusa, com'è possibile? Aspetta. Torno da dove sono venuto. Ah no.
È di nuovo tutto al contrario, aspetta. Provo ad andare di qua. No. Non saprei, aspetta. Andiamo di qua. No, forse mi devo buttare giù. E facciamolo. Infatti. Contavano sul fatto che uno non l'avrebbe fatto. Ok. Ecco, ah, ecco perché sono particolarmente dure, si vede. Ok. È una miniera magica comunque, confermato. Ah, basta? Non ci serve più? Siamo sicuri? Con un'arma di difesa, magari. So. Vabbè, ah, un quadro, sì. Sì, scendiamo, boh, nella pazzia, mi sa. Qui. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, father. It won't happen again. Where to now? Up. Sì, nella nostra... Aspetta, non si vede niente. Ok. Please, I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here. I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you. The most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Sì, ma ho capito. Siamo noi che siamo impazziti. Devo seguire... sì. Lanterna. Beh. Ah, ok. You fucking brat. Father, I didn't do it. Stay away from my inn, Nicholas. Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never, I swear to God. How dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now it's time for me to open fire. Ecco. Madò. Aspetta, c'è stato un calo brusco. Madonna. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Devo scappare. Ok. Sì, credo di aver capito. Madonna. Devo andare giù. No. Non dovevo andare giù. Sì, comunque siamo noi alla fine. Ok.
rinchiudendoci dentro per anni, eccetera, torturandoci mentalmente e anche penso fisicamente, abbiamo creato una doppia personalità. Aspetta. Quindi si può dire, penso, che non ci si rende neanche conto, forse. Ma Fidel, qui devo cadere comunque. Aia, no, aia, aia. Dove devo andare? Di là. Ma rifacciamo un attimo. Di qua, è vero. Aia, me l'ho già scordato. Qua. Spostalo. Ok. Sarà giusto? Sì. Madonna. Vai. Giù. Di qua. Ok. Dai, ma no. Ok. Però boh, non capisco perché se siamo noi. Perché vediamo un altro, cioè noi siamo, possiamo sdoppiarci, no? Quindi mio padre ha cercato di uccidermi, anche se forse era già morto, aspetta, è caduto davvero l'hotel, le fiamme, mio padre. Mi sento ancora come fossi un bambino, con l'anima, vabbè, in un milione di pezzi. Vabbè, poi... non riesco a tradurre. Io sono nelle fondamenta... I have manage manage no, non riesco a trovare, andiamo avanti. Va bene. Is this really happening? La faccia della bestia. Oh, un attimo di calma almeno. Vai avanti, per forza. Ebbene, dopo una fuga rocambolesca, un attimo di pace, vediamo.
Che ancora devo capire bene, cioè è tangibile però l'altro, cioè non, anche se what's going on? Where's that voice coming from? Cioè lui, cioè noi abbiamo la doppia personalità, ma l'altro è tangibile, cioè non so, non riesco a capire. Ah, non lo so, guarda. Adam! Ah. Adam! E vedi, c'è un... Emma! Emma, you here? Collegamento col noi del presente. Presente, comunque sempre il nostro passato. Cioè, praticamente, noi stiamo inseguendo l'altro noi, boh. E l'altro sta inseguendo, l'uomo, aspetta, però se c'è questo collegamento e noi facciamo parte della stessa famiglia, non vorrei che fosse finto anche quest'uomo sovietico, ma in teoria dovrebbe essere una spia sovietica. Quindi anche noi siamo pazzi. Quello della, diciamo, Adam. Oh. Is it real? Or is it just my imagination? Non so. Poi c'è sta pianta qui. I'm hearing things that don't exist. Non so che dire, è uno specchio. No, devo andare di là, scommetto. Dove c'è lo specchio? It's just like. Cos'è un portale? There's no coming back. Portale? Mo chi siamo? Abbiamo visto il noi del passato. Vediamo un po' sdoppiato. Over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? The question is, why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes, and then you saw... Your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They? Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. Maria, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel.
I've seen worse. Right, your father. A true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Sì, accetta la vera natura. Nega. Ah, c'è la scelta, pensa a te. Nega la personalità malvagia. Oddio. Sì, alla fine comunque non si sa bene come, ma eravamo noi ad aver, come abbiamo visto, appiccato l'incendio all'hotel, massacrato gente, fatto scomparire gente, almeno nel passato. Quindi, se ha avuto dei discendenti, arrivati fino ad Adam, anche lui ha la stessa, diciamo, malattia. E adesso, in questo discorso, diciamo, l'altro noi ci ha detto praticamente che se lo meritavano, perché erano delle brutte persone, e la parte, diciamo, buona ha detto sì, hai ragione, ma tu forse hai esagerato, una cosa del genere gli ha detto, cioè non è il modo per di agire, insomma, uccidere la gente. Quindi, allora, secondo me, vabbè, accetta la vera natura. Praticamente forse dopo, non so cosa succede, ma con questa scelta, secondo me in qualche modo lo ammazziamo. Ah, senti, io... Neghiamo il male, dai, su. Non sai che sono dubbioso, sono curioso di vedere anche... cosa succede scegliendo di accettare la vera natura? No, dai, su. You will be gone, dai. Because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there. They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months. Did they tell you to brainwash me? They. Soviets, Ruskies, commies, call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on.
Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Shh. Maybe all that she told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions. It's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Fine, elettroshock. Si vede che comunque questa malattia allora è anche di Adam. Abbiamo ucciso Emma. Beh, Emma sick. Emma was a spy. Oh. Sì, più o meno il discorso, beh, Dio, non ho capito ben tutto, ma c'è la teoria secondo la quale il KGB usava le donne per far innamorare gli americani in modo da infiltrarsi e ottenere informazioni, ecco, e accecati dall'amore questi parlavano, no? Però, beh, io sono male, penso di sì a questo punto, no? Però dal... Quindi abbiamo ucciso sia la gente, forse quello era il poliziotto, e non ce lo ricordavamo, e poi abbiamo ucciso anche Emma, praticamente. Però, boh. Ah, non penso, Emma era una spia, non penso, dai. I am sick. Diciamo io sono malato. I was innocent, and I thought she worked for the Soviets. I killed my wife. I killed her. Ah, finally we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone. Ah. Beh, titolo particolare, però no, però dai, fatto, a me non è dispiaciuto, anzi, no, ha fatto bene, dai. La storia ho cercato di tradurla come meglio potevo, però alla fine eravamo noi la causa di tutto per colpa della malattia della famiglia Hyde. Eh sì, neanche a farlo apposta. Come pensavo all'inizio, dal cognome Hyde, no? Avranno sicuramente preso spunto dalla storia Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mia, la musica è un po' alta, mi sa che ve la tolgo perché non so se è segnalata, però. Comunque, no, no. Non è brutto.
Peccato che non c'è l'italiano, che sarebbe capito certamente molto molto di più, anche eventuali dettagli di tutta la storia. Vabbè, comunque, sono stato felice di avervelo portato sul canale, ringrazio ancora la mia amica Lara Padawan per avermelo regalato, è stata una sorpresa molto molto gradita. E niente, insomma, non so cos'altro dire, nel senso, spero che anche a voi il gioco vi sia piaciuto. All'inizio era un po', come posso dire, horror parecchio forte, un po' pesante, però poi, cioè, con l'ansia, eccetera, però poi alla fine, non so, è come se ci avessi fatto il callo. E sì, mi sono spaventato certe volte, ma neanche così tanto rispetto all'inizio. Boh, non lo so. Vabbè. Tanto vediamo, i titoli di coda sono finiti. Eh sì, anche il titolo, infatti il titolo del gioco è spoileroso. Ci ho pensato adesso. Hanno murato, rimurato. Boh. Ah, quindi alla fine ci hanno dimesso dall'ospedale. This war is over. But there will be others. La guerra è finita, ma ce ne saranno altre. Oh. Ah. Forse pensano di fare un seguito. Forse. Che c'è il punto di domanda. No, bello, dai, intrigante. Poi no, quando inizia la trama a partire e a capire un po' il collegamento, eccetera, diventa intrigante. Sì, assolutamente. L'unica pecca davvero è l'italiano, che non c'è. Poi per il resto, beh, basta se sia un po' l'inglese, un po' così, comunque più o meno il senso, dai, si capisce, anche se è un po' difficile, insomma, tradurre tutto bene bene bene. Niente, va bene, allora io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa serie, ringrazio ancora la mia amica Lara Padawan per avermi regalato questo gioco, e noi ci sentiamo con la prossima serie, spero vi abbia fatto piacere anche a voi averlo visto, e niente, dai, vi saluto. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi.